ogni lunedì e venerdì 8:20 e 17 su Controradio in streaming, così potete ascoltarci ovunque voi siate nel nostro mondo su controweb.it. Oggi una puntata ovviamente interessante come un po' tutte quante, ma queste oggi voleremo un po' più in alto. Io vi preannuncio questo: se siete sintonizzati non è un caso, perché noi poi attiriamo nella nostra vita tutto quanto serve per realizzarci personalmente. Quindi se siete sintonizzati oggi, davvero vi invito a rimanerci. Abbiamo in linea con noi un ospite straordinario, una persona, uno scrittore principalmente, Arcangelo Miranda. Se volete sapere chi è Arcangelo Miranda, invito tutti ad andare sul web, perché c'è davvero tanto tanto da scoprire. Invito tutti ad acquistare i suoi libri anche online. Arcangelo, mi senti? Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno Arcangelo. Allora, noi oggi toccheremo delle sfere un po' particolari della nostra vita, del nostro benessere. Arcangelo per noi è un maestro, e quindi andremo a chiedere cose davvero interessanti per la nostra realizzazione personale. Arcangelo, noi andremo a braccio, io ti farò delle domande e quante più risposte riusciamo a dare, cioè nel senso quanto più sintetici riusciamo a essere, tanti più input riusciamo a dare ai nostri radioascoltatori. Arcangelo, sono qui. Chi è un illuminato? Chi può definirsi tale? Ma fondamentalmente il concetto è che una persona che riesce ad entrare in contatto con quella che è la sua unità fondamentale in quanto persona o personalità, diciamo, divina, quando c'è questo contatto automaticamente vuol dire che questa personalità fondamentale ne diviene un faro di riferimento. E parlando di faro parliamo di luce, quindi parliamo di illuminazione. Quindi illuminazione prevede che la persona abbia un contatto con la propria essenza interiore e venga da essa guidata. Questo molto semplicemente. Come riusciamo a capire se siamo vicini, se siamo di fronte a una persona illuminata? Non si tratta di capire, si tratta praticamente di percepire, nel senso che ogni cosa che esiste vibra, cioè l'esistenza è vibrazione. Ci sono due tipologie fondamentali di vibrazione, la vibrazione armonica e la vibrazione disarmonica. Quando noi siamo nel presente, nel campo d'azione di una persona del genere, automaticamente noi percepiamo qualcosa di diverso. Non ce lo sappiamo spiegare perché appunto percepiamo una diversità, non è un qualcosa di intellettuale, però ci fa sentire bene. Sappiamo che c'è qualcosa di diverso, qualcosa che da sempre volevamo e principalmente qualcosa che desideriamo tantissimo per il fatto che anche noi, a livello fondamentale, siamo quella cosa. Solo che la stiamo ancora ricercando, quindi la riusciamo fortunatamente a percepire negli altri. Noi possiamo percepire determinate cose solamente se ne abbiamo fatto esperienza, quindi noi essendo quella cosa lì, perché all'inizio noi eravamo quella cosa lì, dopo l'abbiamo persa, vuol dire che la possiamo riconoscere negli altri. E, ripeto, essenzialmente una percezione. Poi è chiaro che se si discute con una persona del genere ci possono essere anche delle cose molto affascinanti a livello di dialettica che non sono, diciamo, che non si basano sulla dialettica comune, nel senso che veramente sono cose che ti spezzano in due quando arrivano a livello di dati e di informazioni. Ok. Arcangelo, presupponendo che sappiamo cos'è un'alchimia, chiunque può diventare un alchimista? Diciamo che fondamentalmente dobbiamo fare una netta divisione, nel senso che esiste l'alchimista che trasforma, o meglio trasmuta se stesso sulla strada di realizzazione del sé. Quindi alla domanda sì, sicuramente tutti possono divenire alchimisti. Poi c'è l'alchimista nel vero, diciamo, nel senso per il quale il termine è stato creato, cioè colui che il laboratorio, nell'atto di maturare se stesso, matura anche la possibilità e la capacità di produrre quella cosa, quell'oggetto reale che si chiama pietra filosofale. Voglio fare una piccola spiegazione su questa cosa, che in realtà se noi prendessimo la ricetta della pietra filosofale e mettessimo due persone, diciamo un vero alchimista, una persona che semplicemente la mettiamo lì a fare la pietra come fare una torta, il prodotto finale, cioè le due pietre, non sarebbero assolutamente uguali, perché la produzione della pietra, del materiale della pietra filosofale, è direttamente conseguenza del campo, biofisico, quello che si parla, l'aura, insomma, il campo eterico che sta intorno a noi, perché è quel tipo di campo che fisicamente
influisce sulla formazione e sulla qualità della pietra. Quindi due persone, una di un certo livello, diciamo, di maturazione spirituale ed un'altra di un livello diverso, diciamo più basso, di maturazione spirituale, a parità di ricetta, di condizioni, di ambiente, tutto, non produrranno mai la stessa pietra filosofale. Noi sappiamo che gli alchimisti sono molto molto gelosi, diciamo questi alchimisti di laboratorio, sono molto gelosi della loro pietra. I motivi sono due: innanzitutto che il fatto di utilizzarla può essere diciamo, un motivo proprio di morte da parte di colui che non sarebbe pronto ad utilizzare questa pietra, ma cosa ben più importante è proprio quello che dicevo prima, nel senso che la pietra che produco io non può assolutamente andare bene a qualcun altro che quella pietra non la sa produrre, per il semplice fatto che è un prodotto della mia coscienza e della mia abilità fisica. Sono queste le discriminanti da tenere insieme. Va bene. Per alcuni stiamo toccando dei vertici particolari, per altri forse siamo, tra virgolette, un po' incomprensibili per un determinato linguaggio, ma questo è ovvio, questo è assolutamente naturale. A tra qualche istante. Controradio, Controradio, è Ghiotto Biotto, il programma biologico Spiego Relax ai microfoni di Controradio. Oggi un ospite d'eccezione, abbiamo in linea Arcangelo Miranda e vi invito a scoprire chi è Arcangelo Miranda dal web e poi magari a concedere la newsletter in modo da potervi informare su tutti i siti a lui connessi. Allora, Arcangelo, ci sei? Sono in linea. Ci sei sempre, perfetto. Eccoci. Arcangelo, una persona che sta effettuando una ricerca interiore, è preferibile che si isoli? Ma assolutamente no. Il concetto da tenere presente è questo, che la nostra esistenza è possibile per mezzo di terminali di riferimento, cioè con qualcuno o qualcosa con cui avere a che fare ai fini della creazione. I nostri terminali di riferimento esistono in tutto ciò che è la creazione. Ora, un terminale di riferimento può essere la nostra famiglia, o può essere il nostro cane, o può essere il fatto diciamo, dell'ambiente e così via. Se ci dovessimo isolare, isolare significa praticamente stare da soli con solo ciò che provvede alla sopravvivenza fisica, taglieremmo dalla nostra possibilità di esistere, quindi di sperimentare noi stessi, tutta quanta una serie di condizioni per mezzo delle quali chiaramente rimarremo come amputati per tutto il periodo in cui faremo, diciamo, questo isolamento. Ciò però non toglie che chiaramente, così come dal lavoro si va in vacanza per una settimana, 2 settimane, 1 mese e così via, potrebbe la persona avere la necessità, diciamo, tra virgolette, di rilassarsi, cioè di prendere le distanze dal mondo e dalla realtà, e quindi come tale si può fare come si può dire, un cosiddetto periodo di eremitaggio, ma che può durare 2 mesi, 3 mesi, ma giusto per fare un po' di relax, non c'è niente di trascendentale o di estremamente spirituale in una cosa del genere. Ok. Arcangelo, cos'è il karma per una persona? Spesso c'è confusione in questo. Ma il karma è uno, è diciamo uno. Allora, le problematiche delle persone sono derivanti direttamente dalla mancata comprensione delle parole che la persona stessa utilizza. Teniamo presente che quando parliamo di contatto col sé, come abbiamo detto all'inizio per quanto riguarda l'illuminazione, parliamo dell'abilità di ascoltare la propria vocina interiore. Quando parliamo di voce, parliamo di parole. Questo significa che praticamente se noi non sappiamo ciò di cui stiamo parlando, nel senso non capiamo le parole che utilizziamo nella conversazione, quelle parole errate diventano dati stabili errati su cui si costruisce la nostra vita. Una delle definizioni più frequenti, a livello chiaramente errata, è che il karma è il fatto che io ho ammazzato nelle vite passate 150 persone, per cui dovrò vivere 150 vite nelle quali mi dovranno appunto ammazzare per 150 volte. Il discorso non è questo. Il karma non è altro che la conseguenza nel mondo fisico, quindi nel mondo reale in cui viviamo, del nostro punto di vista. Praticamente il punto di vista cos'è? È qualcosa che ci fa pensare in un certo modo, è qualcosa che noi abbiamo abbracciato, una verità, un dato che per noi è diventato uno stile, un modo di vivere. Quindi se io credo che esisterà quella cosa, parlo di cose negative, quindi che dovrò morire 150 volte, il karma ce lo stiamo creando noi.
Quindi il karma automaticamente si dilegua quando io comprendo esattamente quali sono le cose che mi fanno pensare in una certa maniera. Quando noi parliamo di percorso spirituale, significa proprio comprendere le cose che ci fanno pensare in una certa maniera. E questa certa maniera è proprio la maniera del vivere senza comprendere cosa stiamo dicendo e usando a livello di parole. Quindi è proprio il percorso spirituale che ci consente di capire dove siamo e dove vogliamo andare. Il percorso spirituale si basa, come si diceva appunto prima, sul fatto di avere un faro di riferimento. Quindi proprio si basa sulla questione della ricerca interiore. Cosa voglio dire? Che di fatto il karma non è altro che la realizzazione della serie mi capita ciò a cui credo. Se io credo diversamente mi capiteranno cose diverse, in questo caso si dice ho bruciato il karma. Quindi il karma non è una condanna, ma non è altro che il risultato della nostra creazione. Dico questa cosa perché per quanto riguarda il genere di informazioni, no, chiamiamo, diciamo tra virgolette, insegnamento che noi riusciamo a trasmettere alle persone, possiamo dire di aver bruciato, di aver fatto sì che le persone, anzi, bruciassero il proprio karma centinaia di volte. Cioè è un fatto sperimentato, non è una, semplicemente un'opinione. Va bene. Tutti possono realizzare questa cosa. Ok. Arcangelo, secondo la tua esperienza, secondo ormai tutti i tuoi studi e tutti i confronti che hai avuto con persone sicuramente del tuo livello, che parlano un po', diciamo, la tua stessa lingua, cosa si dovrebbe fare, se c'è un modo, per avere un'inversione dell'età biologica? Beh, le cose sono tante, perché in realtà quando parliamo di individuo necessariamente parliamo delle sue tre componenti fondamentali: spirito, mente e corpo. Quindi un rallentamento dell'avanzamento biologico e addirittura anche un ritornare indietro a livello di età biologica può consistere sicuramente di tre cose, cioè di un lavoro su di sé in quanto coscienza di essere un essere spirituale. Un secondo livello che è quello delle emozioni, nel senso che, come si diceva prima, il karma è un modo, cioè è ciò che noi determiniamo nel nostro mondo, quindi parliamo di energie che noi creiamo. Quando parliamo di energie stiamo nel campo della mente e delle emozioni, quindi essendo l'individuo formato da spirito, mente e corpo, un lavoro sulla capacità di relazionarsi con l'ambiente in maniera armonica vuol dire che si fa un lavoro sulle emozioni. Questo automaticamente crea e determina nel corpo una migliore funzionalità a livello biologico. Come terza cosa invece è proprio il lavoro sul corpo, nel senso che nell'organismo ci sono delle leggi, qualsiasi sistema per esistere esiste in base a delle leggi. Se noi scopriamo quali sono queste leggi, il sistema lo possiamo controllare. Se invece noi non sappiamo quali sono le leggi che controllano il sistema controlla noi. Controllare noi significa che praticamente, proprio per la legge di base, per una delle leggi di base dell'universo, cioè quella dell'entropia, qualsiasi cosa tende a fermarsi. Ora, se noi conosciamo le leggi che regolano la funzionalità del corpo, non facciamo sì di far sfuggire per una certa intensità o comunque per un certo tempo l'entropia del corpo, cioè l'invecchiamento di esso. Quindi c'è un lavoro specifico da potersi fare anche sul corpo, però qui è una cosa un po' più dettagliata. Ok, straordinario. Questa ultima informazione forse ci tocca più da vicino a livello anche di trasmissione. Stiamo volando oggi molto alto qui con Controradio, Ghiotto Biotto, il programma biologico, e ai microfoni in diretta un ospite di eccezione, Arcangelo Miranda, che vi invito un po' tutti quanti a seguire anche via web. Arcangelo, ci sei? Siamo in linea. Arcangelo, è per noi sempre un onore davvero averti qui oggi in diretta. E chissà, magari se vieni dalle nostre parti possiamo anche averti qui dal vivo, eh? Tieni presente la nostra emittente per un'altra intervista anche in futuro. Arcangelo, siamo in cantiere. Come si fa ad avere una vita impersonale? Bella domanda questa. Come si fa? Lo si può spiegare più facilmente a chi automaticamente è entrato nel raggio d'azione della vita impersonale. Vita impersonale significa praticamente riuscire a fare le cose che la propria vicina interiore, la propria personalità fondamentale, quella divina, comunica all'individuo. Lì, in quella fase, l'individuo capisce di non essere l'individuo, ma di essere colui che origina la vocina, cioè l'io superiore. Ora, il come si fa non è
possibile spiegarlo e far sì che qualcuno che non sappia come fare lo possa cominciare a fare, però sicuramente i canoni che una persona che vive in vita impersonale utilizzerebbe potrebbero essere utilizzati da chiunque per eventualmente anticipare l'apertura del contatto con la propria personalità fondamentale. Mi spiego. Se la persona che vive in condizioni di vita impersonale tratta bene il suo corpo in un certo modo, questo modo di trattare il corpo può divenire uno strumento valido per tutti, chiaramente da cucirsi addosso a seconda del proprio livello di vita vissuta fino a quel momento, e questa cosa può aiutare un nuovo individuo ad aprirsi alla vita impersonale. Si tratta un po', diciamo, di riuscire ad utilizzare dei metodi di comportamento, degli stili di vita tali che possano aiutare a riprendere il contatto con la propria vocina interiore, cioè con la propria personalità fondamentale, quella divina. Ho compreso. Allora, Arcangelo, quando ci si accorge di aver intrapreso un cammino interiore verso la propria verità, diciamo così, ma ti rendi conto di essere attorniato da persone che possono comprendere, cioè possono non comprendere quello che ti sta succedendo, qual è l'atteggiamento giusto da usare verso loro? Perché una persona a un certo punto può comprendere di star cambiando, capito? Di avvicinarsi a quello che è il suo sé interiore, magari gli altri non lo riconoscono più per quello che era. Qual è l'atteggiamento giusto in quei casi? Ci sono delle fasi effettivamente che vengono fuori volta per volta fin quando la persona non si stabilizza sul cammino in maniera definitiva. E Quindi se... diciamo che fondamentalmente quando la persona viene colpita da un anelito di contatto con la personalità fondamentale, ciò che accade sicuramente è che nella sua vita vengono fuori una serie di combattimenti e di scontri con tutta la realtà che lo circonda. Questo perché? Perché praticamente si tratta di far saltare tutte le abitudini umane, cioè tutte quelle abitudini che hanno tenuto per milioni e miliardi di anni l'individuo in trappola della propria umanità. Teniamo presente che nella fase dell'esistenza un individuo crea delle cose, parlo di un individuo in quanto collegato, un individuo collegato al proprio sé interiore, un individuo crea delle cose e fa esperienza delle sue creazioni. Questa esperienza porta automaticamente al riconoscimento sempre maggiore di sé. Quindi io sono nella misura in cui manifesto la mia voce interiore e prendo coscienza delle mie abilità di essere. Questo è il cammino naturale verso una sempre maggiore coscienza di sé. Diversamente, se noi non creiamo e quindi prendiamo energia dalle nostre creazioni, essendo per noi necessaria una vibrazione, quindi un movimento di energia, quindi un'energia che vibra qualcosa, vuol dire che la dobbiamo prendere dagli altri. Questo prenderla dagli altri significa praticamente rimanere invischiati sempre più nella propria umanità. Quindi nell'ambito dell'umanità, dei rapporti umani, umani intendo umani degradati, cioè umani non in quanto superiori, ma umani in quanto accordi di gruppo che si basano sulla propria parte umana e non su quella divina, accade una cosa, che c'è un equilibrio aberrato di energie che vengono scambiate e passate da un individuo all'altro. Ora, quando io tolgo l'energia a un qualcuno che è sempre stato in contatto con me in un certo modo, ad esempio lui faceva il carnefice, io facevo la vittima, quella persona che non sente più il suo ritorno, cioè o meglio il ritorno a lui della mia condizione di vittima, comincia a scalpitare e ad andare fuori di testa. Allora, ripeto, fondamentalmente accade questo: quando io mi metto in contatto col mio sé, le energie io le prendo dalle mie creazioni, non più da ciò che io determino sugli altri, cioè non dal modo di rubare l'energia agli altri. Quando io tolgo quindi l'energia agli altri si irritano
E tutte queste cose determinano una quantità enorme di sconvolgimenti nella propria vita. Questo è proprio il primo passaggio, o meglio, la prima certificazione che stiamo entrando nel campo di azione del sé e stiamo uscendo dal campo di prigionia, dal campo di concentramento dell'umanità. Quindi una cosa positiva, il primo passo. Facciamo una piccola pausa. Ghiotto Biotto, il programma biologico ogni lunedì venerdì sulla frequenza di Controradio è alle 8:20 e alle 17 in streaming su controweb.it. Cercatemi sui social Ghiotto Biotto e scrivetemi le vostre domande anche da proporre poi ai nostri ospiti. Oggi un ospite di eccezione, siamo verso le battute finali. Abbiamo Arcangelo Miranda ai microfoni di Controradio qui in diretta, intervistato da Spiego Relax. Adesso andiamo con qualcosa un po' forse di più personale. Arcangelo, mi senti? Siamo qui. Arcangelo, qual è la tua mission? Cioè, cosa fai per rendere più bella questa terra? Se vogliamo dirlo se io ho lo scopo di rendere più bella questa terra, o meglio, se faccio le cose per rendere più bella questa terra, dico assolutamente no e nessuna. Può sembrare strano, in realtà spiego bene, vorrei spiegare bene questo concetto. Di fatto, quando sei collegato alla tua voce interiore, tu fai le cose esclusivamente per il piacere di farle. Di conseguenza verranno i risultati anche in questo caso alla terra. Quindi io faccio le cose unicamente per divertirmi, perché un essere spirituale di base è spiritoso, quindi tende al divertimento puro, l'essenza dell'esistenza è proprio il divertimento. Nella misura in cui una persona è collegata alla propria voce interiore ed esercita le azioni da essa dettate, automaticamente si divertirà e creerà il maggior bene possibile in questo mondo. Quindi diciamo che il fatto di fare bene, il fatto di rendere più bella la terra, dipende dal livello di contatto con la propria voce interiore ed è un qualcosa che non potrebbe essere contestualizzato in un manuale, cioè la mia mission non è possibile delegarla a un altro perché un altro avrebbe la sua mission. Però ripeto, la cosa importante non è quello che fai, ma lo scopo con cui fai quella cosa. Quindi se tu la fai a livello di la faccio perché lo sento e basta, poi dopo verranno chiaramente i risultati, quella è vita impersonale. Perché in realtà la vita impersonale non ha alcuno scopo se non il proprio fatto di esprimersi. Questa è vita impersonale, semplicemente esprimersi. Se ci sono dei risultati da voler raggiungere, vuol dire che quella non è vita impersonale, perché la vita impersonale è esistenza. La vita umana, nel senso negativo del termine, è raggiungere scopi per raggiungere obiettivi. Quindi il divertimento diventa una conseguenza, invece nella vita spirituale, nella vita impersonale, il divertimento è l'essenza prima dell'esistenza stessa. E quindi quale invito vuoi fare a chi ci ascolta? Cioè, quale invito possiamo fare effettivamente? Ma sarebbe molto bello spiegare questa cosa, nel senso che ogni volta che un individuo fa qualcosa per ottenere una risposta da parte di qualcun altro vuol dire che sta manovrando questo qualcun altro. Questa cosa nel campo del riconoscimento interiore si chiama ragione nascosta. La ragione nascosta è io faccio questa cosa al fine poi di ottenere quella cosa che io voglio da quella persona. Se tutto ciò che noi facciamo non ha alla base il desiderio di ottenere qualcosa da qualche persona, quindi non esiste in ciò che noi facciamo la ragione nascosta, vuol dire che siamo sulla vita impersonale. Io non posso dire che cos'è la vita impersonale, perché essendo impersonale è anche indefinibile, però posso dire cosa non è. La vita impersonale non è utilizzare la propria esistenza per creare direttamente effetto sugli altri al fine di ottenere qualcosa, ma è semplicemente esistere senza aspettarsi nulla, perché poi il tutto verrà e verrà anche 10 volte rispetto alle proprie necessità. Interessante. Allora, un po' di musica e poi per i saluti finali.
Ghiotto Biotto, il programma biologico, siamo purtroppo in dirittura d'arrivo. Oggi abbiamo avuto davvero una puntata straordinaria, siamo stati un po' di livello davvero 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 alto. Mi piace poter dire che abbiamo volato alto, insomma, con la trasmissione questa mattina. Ricordo a tutti i radioascoltatori che ci possono ascoltare sia alle 8:20 di lunedì e venerdì che anche alle ore 17. Oggi abbiamo avuto Arcangelo Miranda, una persona straordinaria, per noi un maestro di vita, un ottimo scrittore. Vi invito a scoprire le sue opere sul web cliccando Arcangelo Miranda, vi porterà questo fatto in un mare di cose interessanti e di libri davvero tutti da leggere. Arcangelo, siamo ai saluti finali, mi senti ancora? Sì, siamo qui. Dobbiamo salutare i radioascoltatori, sottolineo il fatto che sicuramente non è stato un caso se siete rimasti sintonizzati ad ascoltarci, perché nella vita magari tutto non è un caso e quindi potete approfondire poi le cose che ci siamo detti e le risposte che il nostro caro Arcangelo ci ha dato in diretta. Arcangelo, per un saluto ai nostri radioascoltatori ti passo la parola. Grazie, voglio augurare a tutti una esistenza reale e non un'esistenza illusoria quale quella che è derivante dai dati e dai comportamenti umani. Ripeto, il fatto di poter fare qualcosa per il semplice motivo di farla quella cosa, senza dover ricevere, senza farla col fine, col secondo fine, con la ragione nascosta di ottenere qualcosa dagli altri, è proprio la cosa fondamentale per quanto riguarda l'esistenza impersonale, la vita impersonale. La vita impersonale non ha scopi ulteriori che essere, che esistere. Questa cosa può aprire una quantità di vita meravigliosa, incredibile. Questi sono i miei saluti dalla Toscana, da una regione che amo tantissimo. Arcangelo, noi ti abbracciamo tanto, è stato un onore averti in diretta in studio e speriamo sicuramente di riaverti e riascoltarti in futuro. Ciao, grazie. È un onore reciproco, grazie, buongiorno a tutti. Un saluto a tutti i radioascoltatori da Spiego Relax, microfoni di Controradio, Ghiotto Biotto, il programma biologico.